Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di vacanze. Vi racconto quello che è stato il mio viaggio in Istria, quindi vi racconto un pochino l'itinerario che ho deciso di seguire, come mi sono trovata, cercherò di darvi qualche breve consiglio, ma tenete presente che quello che io vi racconto in questo video è solo ed esclusivamente la mia personale esperienza, quindi non è un video professionale dal punto di vista turistico, è semplicemente una condivisione con voi di quella che è stata la mia vacanza e la mia personale esperienza. Ma volevo iniziare subito perché ho un sacco di cose da dirvi e non mi volevo perdere in chiacchiere. Prima di tutto vi do due consigli pratici. Tenete presente che per andare in Istria ovviamente dovete attraversare un pezzettino di Slovenia e lì, oltre alla dogana da attraversare, vi servirà un bollino da attaccare sopra la macchina, proprio sul vetro della macchina. Quindi mi raccomando, procuratevi questo bollino perché altrimenti vi fanno la multa. Noi l'abbiamo acquistato al confine, c'era un benzinaio un pochino più grosso, diciamo, una specie di mini autogrill, diciamo così, e vendevano appunto questi bollini. Abbiamo preso quello settimanale, ma voi potete prendere anche quello giornaliero, mensile o mi sembra anche annuale, quindi a seconda delle vostre esigenze. E l'abbiamo pagato sui 14-15 euro circa. Poi un'altra cosa importante che dovete sapere se andate in Croazia è che lì l'euro non c'è, ci sono le kune, quindi hanno un'altra moneta, più o meno 7 kune equivalgono a 1 euro, quindi insomma tenete presente che anche se la maggior parte dei negozi e delle strutture ricettive accetta la carta di credito, cercate comunque di avere qualche contante perché non si sa mai e perché è sempre bene averlo. Non vi preoccupate, del cambio perché quando sarete sul luogo troverete un sacco di uffici di cambio, quindi potete cambiare i soldi veramente con tantissima facilità. Però qualcosina è sempre bene avere. Ultima informazione pratica, ho fatto un video sulla Croazia anche l'anno scorso perché ero andata nell'isola di Krk, che rimane un pochino più giù nella zona del Quarnero, e vi lascio il video linkato sia in info box che nelle schede, così potete andare a vedere anche quello qualora vi interessasse una zona, diciamo, un pochino più bassa della Croazia. Noi quest'anno abbiamo deciso di andare in Istria, che rimane molto più vicina all'Italia, e perché comunque eravamo incuriositi da tantissimo tempo dall'Istria, volevamo vederla. E quindi abbiamo pensato di andare lì. Tenete presente che essendo molto molto vicina all'Italia ed essendo una zona che prima era italiana, quasi tutti parlano italiano, quindi non avrete problemi con la lingua perché veramente quasi tutti lo parlano. Ma adesso mi fermo con le introduzioni e con le premesse e vi racconto tutto quello che abbiamo visto. Noi abbiamo alloggiato a Porek, Parenzo in italiano, che è una città che si trova sulla costa dell'Istria più o meno a metà. Ecco, vi farò vedere spesso questa cartina perché ci è stata molto utile. Si trova qui. Qui abbiamo Porek e noi abbiamo alloggiato lì perché era strategico dal punto di vista geografico ed era anche economico. Abbiamo alloggiato in un residence con angolo cottura, molto moderno, super accessoriato, c'era il wifi, c'era il parcheggio gratuito, quindi veramente un ottimo residence. E vi lascio in info box il link per accedere direttamente a Booking e andare a vedere tutte le caratteristiche di questo residence, perché voi comunque se lo prenotate su Booking potete avere alcuni vantaggi, tra cui la cancellazione gratuita qualora cambiaste idea e anche maggiori tutele per quello che riguarda poi il pagamento, insomma, tutta una serie di cose. Quindi trovate tutto giù in info box. Dunque, noi a Porek abbiamo visto principalmente la zona delle spiagge e la zona del centro storico, però poi ci siamo spostati spesso da quella zona. Il primo giorno quindi abbiamo deciso di fare un giro nella zona delle spiagge, quindi abbiamo un pochino esplorato quel settore, ci siamo accorti che c'erano un sacco di mini spiaggette molto carine, alcune hanno dei piccoli ciottoli e altre invece sono proprio lastricate e quindi in quel caso vi conviene prendere il lettino con l'ombrellone perché altrimenti state scomodi. Però noi ad esempio abbiamo scelto la spiaggetta con i mini ciottoli e ci siamo tranquillamente sdraiati con l'asciugamano.
Quindi in questa zona delle spiagge voi troverete ristoranti, bar, spiagge attrezzate con i servizi igienici, zone veramente pulite, ben tenute, veramente favoloso, e anche delle zone d'ombra, perché ci sono comunque delle zone con molti alberi in cui voi potete anche semplicemente sdraiarvi sul prato e stare in ombra qualora non abbiate voglia di stare in spiaggia. Poi abbiamo deciso di fare anche un giro nel centro storico di Porek, perché comunque è veramente molto molto bello. Innanzitutto quello che vi colpirà sono i pavimenti, perché i pavimenti sono lastricati e sono pulitissimi, lucidissimi, sembra che abbiano passato la lucidatrice per terra, quindi veramente una cosa favolosa che a me ha colpito tantissimo. Porek è una città di antiche origini romane che poi si è sviluppata intorno al porto, quindi c'è la zona del porto che è carina, caratteristica, suggestiva, anche lì è pieno di locali, potete fare anche shopping perché è pieno di negozi con prezzi bassi, e quindi assolutamente date un'occhiata alle vetrine perché potreste trovare delle cose interessanti. Ma poi noi ci siamo addentrati, diciamo, nella parte un pochino più storica, e quello che è interessante secondo me da vedere a Porek sono soprattutto le case gotiche, il Tempio Nettuno, le torri quattrocentesche, le chiese e la Basilica Eufrasiana, che è un'opera bizantina veramente molto bella perché al suo interno presenta dei mosaici tempestati di gemme, quindi dei mosaici scintillanti che veramente la rendono qualcosa di particolare e di molto suggestivo. Questo è quello che noi abbiamo fatto il primo giorno. E in un pomeriggio fate tutto perché comunque non è tanto grande. Il secondo giorno abbiamo pensato di cambiare zona e di andare a Novigrad. Novigrad si trova qui, in questa zona, e quindi è molto molto vicina a Porek. Le cose più belle da vedere a Novigrad sono sicuramente anche questa volta la zona delle spiagge, la zona del porto, perché comunque è molto caratteristica, molto suggestiva. Soprattutto la zona delle spiagge ha una bellissima passeggiata in mezzo al verde, all'ombra della pineta, quindi è veramente molto bella anche passeggiare lì e rilassarsi. Però anche comunque la parte, diciamo, storica, il centro storico, la zona del porto sono veramente caratteristiche, quindi io vi consiglio comunque di vederle. Anche Novigrad presenta un'ampia scelta di negozi per lo shopping, di locali, quindi se volete prendervi un gelato, un caffè, tutto quello che volete, comunque siete super serviti. E le cose più carine, secondo me, da vedere in questa città sono la Basilica di San Pelagio con una cripta dell'XI secolo, il campanile in stile veneziano, le mura e le torri che hanno la loggia in stile gotico e in generale una bella passeggiata nel centro storico perché le case, i pavimenti, anche questa volta lastricati e ben tenuti, offrono comunque uno splendido panorama suggestivo e caratteristico. Quindi io ve la consiglio, anche se devo dire che su questa guida non veniva indicata come città da andare a vedere assolutamente, però nonostante questo, quando siamo arrivati lì, noi siamo rimasti comunque colpiti perché l'abbiamo trovata molto carina. Quindi a volte sulle guide ci sono delle cose magari non segnalate abbastanza che poi però meritano, quindi nel nostro caso meno male che ci siamo andati perché sarebbe stato comunque un peccato non vederla. Il terzo giorno abbiamo fatto un giro un pochino più lungo perché siamo andati a Rovigno, abbiamo attraversato il canale di Leme e poi siamo andati a Vesar, che è una città un po' impronunciabile che in italiano si chiama Orsera. Ma andiamo con ordine. Rovigno è la città che mi è piaciuta di più in assoluto perché è veramente bellissima, mi ha colpito tantissimo e l'ho trovata veramente splendida. Intanto vi segnalo Piazza Valdibora, che è una piazza in cui tutti i giorni viene allestito un piccolo mercato ed è particolare, caratteristico perché potrete trovare una serie di souvenir gastronomici, assaggiare anche prodotti tipici, quindi è veramente carino e secondo me se passate comunque in quella piazza dare un'occhiata è consigliabile.
Poi siamo andati a vedere la città antica, che ha dei vicoli, delle strade lastricate, ed è molto interessante notare come i nomi delle strade si alternino tra l'italiano e il croato, quindi si vede proprio, diciamo, la doppia appartenenza, sia quella italiana che quella croata. E questa è una cosa, diciamo, storica, ma un po' particolare, che comunque mi ha colpito. Poi c'è una via, che è quella dell'artigianato e degli artisti, che si chiama Via Grisia, e attraversando questa via arriverete al campanile della chiesa di Sant'Eufemia. Ed è un campanile alto 61 metri. Questa è una visuale abbastanza bella e caratteristica, perché quando stavo facendo appunto la via, stavo salendo le scale, mi è arrivato praticamente davanti il campanile. Con la sua imponenza, quindi è veramente molto particolare e suggestivo. E in cima al campanile c'è la statua della santa che è alla ruota di un timone, e la particolarità di questa statua è che a seconda di come gira il vento, lei cambia la posizione dello sguardo, quindi o guarda il mare o guarda la città a seconda appunto di come si muove il vento. Questa è una cosa, diciamo, un pochino particolare e caratteristica. Poi per andare verso Orsera, che è questa città un po' impronunciabile, perché in croato si dice Vesar o qualcosa del genere, abbiamo attraversato una strada sul canale di Leme, che è praticamente il fiordo più grande dell'Adriatico, e anche questo offre dei panorami veramente particolari e suggestivi. Quindi vi consiglio, quando passate di lì, di accostare la macchina e di guardare un'occhiata al canale, perché è veramente molto bello. Quindi fare un paio di foto in quella zona è veramente particolare. Poi, se volete esplorare meglio il canale, ci sono comunque delle passeggiate, delle spiagge. E siamo arrivati a Orsera, che è una città pittoresca, una città sul mare, veramente molto carina, molto caratteristica. Anche qui ci sono delle strade nel centro storico molto suggestive, molto particolari, così anche come la zona del Porticciolo. Ed è particolare il panorama perché di fronte ci sono 18 isolotti disabitati, quindi è perfetto per le gite in barca, è perfetto per fare vela. Ed è anche perfetto per fare delle passeggiate naturalistiche. E l'arcipelago, comunque, che vi trovate davanti, offre un panorama veramente particolare, veramente molto carino. Questo è stato il nostro terzo giorno, ma vi devo segnalare che tutte queste cose siamo riusciti a vederle in un pomeriggio, perché sono tutte molto vicine tra di loro, quindi non è una cosa lunghissima, riuscite a fare anche tutto in mezza giornata. Poi ovviamente dipende dai vostri tempi e da una serie di cose, però diciamo che è fattibile. Il quarto giorno siamo andati invece ad esplorare l'entroterra dell'Istria, quindi ci siamo allontanati dalla costa e siamo andati un po' più verso l'interno. Siamo andati a vedere un santuario che è quello di Nostra Signora delle Lastre, che è particolare perché è completamente immerso nel bosco, addirittura dovete farvi aprire apposta perché non è sempre aperto, e all'interno è tutto ricoperto completamente di affreschi. Però io non mi soffermo troppo su questo perché ho fatto un vlog specifico, quindi voi trovate proprio un video specifico in cui io vi porto con me a visitare l'entroterra dell'Istria. Quindi vedrete il santuario, vedrete anche un'altra città che è Motovun, alla quale appunto abbiamo deciso di avvicinarci dopo la visita al santuario. Il quinto giorno abbiamo deciso di stare fuori tutto il giorno, quindi dalla mattina alla sera, e abbiamo fatto veramente un bellissimo giro perché abbiamo visto un sacco di luoghi diversi. La prima tappa, diciamo, è stata Pula, che in italiano si dice Pola. È una città che vi permetterà di immergervi nell'epoca romana perché c'è l'anfiteatro romano, c'è il Tempio di Augusto, c'è Porta Ercole e c'è il Teatro Romano Minore. Quindi potrete vedere queste quattro cose che appunto sono tipicamente di epoca romana. Poi da segnalare c'è il forte veneziano seicentesco, che è una cittadella circondata da mura, che vi permetterà di fare una passeggiata e vedere anche la città dall'alto, quindi è veramente molto bella. E poi in ultimo la cattedrale, che assolutamente è da vedere perché è molto molto carina. E questa, diciamo che brevemente, è stata la nostra prima tappa. Non ve l'ho fatta vedere prima sulla cartina, rimane proprio qua in fondo. Ci siamo mossi verso l'alto e siamo andati a Bale, che rimane qua. Questo è un borgo medievale con delle case in pietra molto antiche, il pavimento pieno di ciottoli, quindi dovete anche stare un po' attenti quando camminate perché sono ciottoli, quindi non è proprio perfetto, liscio e dritto, ma essendo appunto ciottoli rimane un pochino scosceso in alcuni punti, quindi fate attenzione, non mettetevi tacchi se siete donne perché non camminate più altrimenti.
Comunque, a parte questo, con delle bellissime scarpe comode riuscite a vederlo e lo spettacolo che vi offre è veramente molto bello. Lì potrete vedere il castello gotico rinascimentale e la chiesa barocca con l'imponente campanile. È una città piccolina, quindi non ci abbiamo dedicato troppo tempo e siamo poi andati avanti verso la città di San Vincenti, che rimane qui, quindi sempre in linea d'aria vicino a Bale, e siamo andati a vedere anche questa cittadina. Questo è un comune veramente molto molto piccolo, per nulla turistico, perché non c'era nessuno per strada, quasi tutti i negozi erano chiusi, quindi io vi sconsiglio di andarci apposta. Andate a vederlo solo se ci capitate proprio davanti, perché davvero non è turistico, è molto piccolo e non c'è quasi nulla. Mantiene la caratteristica, diciamo, del borgo medievale, però è un po', diciamo, non diroccato, perché non è diroccato, però vedete che comunque è molto meno tenuto degli altri luoghi e non c'è praticamente nulla da segnalare di particolare. L'unica cosa, se vi interessa la storia, lì potrete in qualche modo toccarla con mano, perché essendo un paese non turistico che ha comunque mantenuto la sua origine, potrete ancora vedere sui muri le scritte, che sono state lasciate nel momento in cui lì c'era la guerra, quindi quello è un po' particolare e colpisce. Stessa cosa anche per San Lorenzo di Pasenatico, che rimane anche quello molto vicino, però le case praticamente sono quasi tutte diroccate, non c'era quasi nessuno. È caratteristico perché comunque ha le case in pietra, i pavimenti, anche quelli lastricati di ciottoli, quindi è particolare, però è praticamente disabitato, deserto. Io non so se era così in quel momento, nel momento in cui sono arrivata io, ma ho proprio avuto l'impressione che fosse quasi un paese fantasma in un certo senso, anche se in realtà non lo è, perché poi gli abitanti ci sono. Però era veramente strana l'atmosfera particolare, anche se l'ho trovata comunque caratteristica. Vi faccio vedere dove rimane. Rimane qua, San Vincenzo di Pasenatico, eccolo qua, quindi anche questo comunque molto vicino. Se ci capitate, date un'occhiata, però non andateci apposta, perché non c'è praticamente nulla di che. Abbiamo anche fatto fatica a trovare un negozio aperto per comprare una bottiglia d'acqua, quindi insomma, questo per darvi l'idea. Ultima tappa del giorno, Gimino. È un paese piccolo anche quello, però è decisamente più particolare, più carino, perché comunque c'è un castello, c'è una chiesa, è circondato da vigneti, quindi il panorama che vi offre è veramente suggestivo e particolare, perché è proprio un paesino arroccato con tutti questi vigneti intorno, quindi questo secondo me merita un pochino di più. E poi anche in questo caso ci sono tutte le case in pietra che comunque lo rendono caratteristico. Ultimo giorno abbiamo deciso di dedicarlo a Grisignana e Capodistria. Capodistria non è in Croazia, è in Slovenia, però siccome era vicinissimo e ne avevamo sentito parlare, volevamo andare a vedere anche Capodistria. Però cominciamo da Grisignana, che si trova ancora in Istria e rimane qua nella parte più alta, quindi vicino poi a Capodistria, che rimane comunque in questa zona qua. E Grisignana è una località veramente molto carina, mi è piaciuta tantissimo. È un comune molto piccolo, molto semplice, si trova su un colle circondato da vigneti, non ha nulla di maestoso e di particolare, però ha tutte le case in pietra che lo rendono molto caratteristico, con questi pavimenti sempre lastricati e un panorama circostante che veramente mozza fiato, perché ci sono questi vigneti e queste estese di vegetazione veramente molto belle e particolari. Ed è un comune che, pur essendo piccolo e pur non essendoci nulla di particolarmente maestoso e turistico, mi ha molto colpito. Devo dire che mi è veramente molto piaciuto. Quindi io vi consiglierei di andarci addirittura apposta, perché secondo me è uno di quei paesini caratteristici dell'Istria che non sono ancora stati troppo contaminati dal turismo e che vi faranno entrare comunque proprio in piena atmosfera. Quindi sicuramente ve lo consiglio. Poi siamo andati verso Capodistria, che come vi dicevo è in Slovenia, così abbiamo anche avuto l'opportunità di sfruttare un pochino questo bollino che va attaccato sulla macchina, quindi questi 14 euro, 15, non mi ricordo adesso di preciso, comunque più o meno quella cifra lì, li abbiamo spesi anche un po' per muoverci in Slovenia, perché altrimenti solo per attraversare 10 minuti di strada sarebbero stati, secondo me, un po' sprecati.
Quindi siamo andati a Capodistria, che ha mantenuto assolutamente lo stile veneziano, perché c'è una piazza in particolare che è tutta in stile veneziano, c'è un porticciolo abbastanza carino, il centro storico è carino, però devo dire che non mi ha colpita particolarmente. Quindi è carina, ma nulla di che. Diciamo che non ci tornerei apposta. Nel momento in cui l'ho vista io, mi sembrava un po' piatta. Poi la vacanza finita perché purtroppo il giorno dopo siamo dovuti ripartire e tornarcene a casa. Però devo dire che il bilancio della mia vacanza è assolutamente positivo perché abbiamo visto un sacco di posti che mi sono piaciuti. La Croazia è veramente un posto eccezionale, intanto perché è attrezzata, è pulita, le persone sono gentilissime, i luoghi sono belli. Quindi è veramente una meta che io vi consiglio di esplorare perché è veramente molto molto carina. Io concludo questo video perché sarà durato tantissimo, ho perso la cognizione del tempo. Fatemi sapere nei commenti se ci siete stati, se volete sapere qualcosa che magari non ho detto, scrivetemelo nei commenti e io se lo so vi rispondo volentieri. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.